Arezzo deve essere la città della fiera antiquaria e tutti devono fare in modo che cresca e che sia valorizzata. Così è stata presentata dall'assessore alle attività produttive Paola Magnanensi la nuova stagione, il nuovo anno della fiera antiquaria. Esposizioni, mostre fotografiche, incontri, musica e costumi in varie sedi, sale espositive del Benvenuti ad Arezzo in Palazzo Comunale, Gallerie Vambruschi, Caffè dei Costanti, Chiostro della Biblioteca, sale espositive del Convitto, in collaborazione chiaramente con la Camera di Commercio, il partner del Comune e il Dipartimento di Arezzo dell'Università di Siena. Siamo riusciti, lavorando dal settembre in poi su questo programma, a stabilire gli eventi che faranno da corona la nostra fiera antiquaria per tutto l'anno, per cui con una serie di protocolli, primo principale quello della Camera di Commercio e tutti con la stessa importanza, quello dell'Università, della Fondazione, Ivan Bruschi, dei collezionisti storici, abbiamo iniziato questo percorso. È un anno che noi consideriamo di prova, perché questo serve un po' a far sì che tutto il territorio, tutta la città si ricolleghi intorno a una delle sue manifestazioni principali e si veda come si può lavorare insieme e poi con coraggio andare avanti. Il partner Camera di Commercio è essenziale perché le somme messe a disposizione dalla Camera di Commercio saranno utilizzate completamente sulla promozione non locale ma regionale, internazionale, in un progetto di presentazione della fiera al di fuori della sua città, perché nel territorio possiamo contare già su tutte le persone che di buona volontà che operano già intorno alla fiera. La Camera di Commercio è appunto la casa delle imprese, si occupa da sempre di quelle che sono le esigenze degli imprenditori del nostro territorio. La Fiera dell'Antiquariato è l'evento più importante della nostra città, quello che porta mediamente da oltre 42 anni dalle 15 alle 20.000 persone tutti i mesi nel nostro territorio. Era doveroso l'impegno economico, quindi l'impegno per investire nella fiera sarà, diciamo, quest'anno una partenza perché la Camera pensa in futuro di investire ancora di più. Con quanto partirete, si può sapere? Partiremo con un plafond di 36.000 euro, che è comunque un bel inizio.